Giulia Nova, Maria Santissima dello Splendore, serata clou, oggi processione, presidente, con la banda di Ailano e tanta la cittadinanza che ha partecipato. Sì, con la processione del 22 aprile relativa alla Madonna Splendore è normale che c'è tanta gente, nonostante oggi era una giornata lavorativa, c'è stata tanta ma tanta gente. Per quanto riguarda la banda di Ailano, la scelta l'avevamo fatta nel lontano gennaio, del gennaio scorso, sapevamo che il valore della banda, effettivamente non abbiamo avuto nessun problema. Abbiamo avuto solamente sentori di approvazione di una grande orchestra che è più che banda. Anche quest'anno la Madonna ha fatto un grande regalo a Giulia Nova, è apparso il sole. Ma sì, noi lo sappiamo già, lo sappiamo perché la Madonna ci vuole bene e ci assiste. Basta guardare l'anno scorso, il 21 e 23 la pioggia, il 22 la giornata clou. Oggi è successa la stessa cosa, a distanza di un anno, il giorno 21 c'è stata la pioggia, oggi è un sole splendido, meraviglioso, domani si prevede anche nuvole e pioggia. Allora perfetto, il 22 cade a fagiolo per questa festa. Vicepresidente, è stato tanto l'impegno, questa sera Bianca Zei sta per salire sul palco e per regalare a Giulia Nova un grande concerto. La scelta di una donna. Sì, quest'anno abbiamo deciso di portare a Giulia Nova una donna, perché era tanto tempo che non portavamo un'artista donna. La scelta è caduta su Bianca, perché in giro non è che c'era tanta scelta, nel senso che gli artisti escono a giugno, luglio, agosto, quindi abbiamo preferito Bianca questa sera qui con noi. E il tempo ci è clemente, quindi approfittiamo e magari facciamo questa bellissima serata anche quest'anno. Ricominciamo dall'ultima volta per fare quelli sopra un altro ring. Fammi ballare come c'è una volta e allora levi, levi per staccarci la tua vita. Bianca o Veronica, come preferisci che ti chiamo? Bella domanda, in realtà è il mio nome d'arte, Bianca, quindi l'ho cambiato proprio perché Veronica mi stava un po' stretto, ecco, un bellissimo nome, però non mi sentivo tanto Veronica. È un'intervista che arriva a fine concerto, quindi c'è ancora la poesia che hai disseminato qui a Giulia Nova, tanto il pubblico che ti ha applaudita per tutto il concerto, bellissimi brani, tante collaborazioni importanti, ma se dovessi sceglierne una tra le più importanti, quale scegli? Ah, è difficilissimo. Guarda, ho avuto la fortuna di collaborare e cantare con tantissimi artisti, ho tantissima stima di tutti.
Ovviamente Checco per me è una persona che ho nel cuore fortemente, perché comunque è sempre stato presente dall'inizio, cioè dal primo brano ai due brani a Sanremo. Quindi insomma sicuramente Checco prende una gran parte importante della mia vita e della mia carriera artistica. C'è stato un momento del concerto, quello dedicato alle canzoni che cantavi quando il tuo bimbo era ancora in grembo, molto molto bello. Perché questa scelta? Perché mi sono accorta che mi faceva stare molto bene, e faceva star bene anche a lui quando era dentro di me, si calmava, si tranquillizzava, sentivo proprio una sintonia, un'affinità forte, un legame fortissimo quando gli cantavo queste canzoni e gliele facevo sentire. E quindi poi mi è venuto proprio il desiderio di racchiuderle tutte e metterle dentro un album e farle in questa chiave più delicata, dolce, e, insomma, che potessero servire un po' a tutte le mamme, tutti i papà, no? Per farli addormentare, nel momento del bagnetto, insomma, in diverse situazioni quotidiane. Passiamo a 1987, il tuo anno di nascita. Perché hai scelto proprio questo titolo? Dedicato solo al tuo anno di nascita o c'è qualcos'altro? Ma in realtà ogni mio album mi appartiene fortemente, ha un legame con me. Diciamo, prima del mio canto libero, quello che ho dedicato a Noah, viene Veronica, che è il mio vero nome, ed è un album con diversi duetti, ma che parla tanto di me, delle mie radici e del mio profondo. E quindi ho voluto far tornare la bimba, no? Veronica. Infatti nella copertina dell'album c'è la mia faccia di quando ero piccolina. Adesso è arrivato il momento del mio anno. È un po' un filone, no? E, sicuramente è un album che parlerà tantissimo sempre di me, in una chiave diversa, perché ci saranno delle sonorità anni 80, come il primo singolo che è uscito, Discoteca, e come spiegavo sul palco è un po' un sentirmi in questo momento più leggera, spensierata, aver voglia di tornare a ballare in discoteca, ecco, sì. Com'è stato questo passaggio dalla Veronica di prima alla Veronica mamma?
molto importante, un cambiamento forte che mi ha fatta diventare molto più forte e senza peli sulla lingua. Diciamo, sono cambiate tante cose in me, non mi preoccupo più di nulla, per me tutto il resto è in secondo piano in realtà, e sicuramente un cambiamento bello sotto tanti punti di vista, perché io che per esempio ho sempre sofferto la solitudine, io non mi sento sola e ho veramente tutti i momenti occupati nella mia vita, e questo mi fa stare molto bene. Oltre al ricordo della tua musica, lasciamo un saluto a tutti i giuliesi che questa sera ti hanno ascoltata. Beh, assolutamente, sono stati meravigliosi e mi hanno veramente dato un calore molto forte, quindi io li ringrazio tantissimo. Stanza ancora vuota, come vuota l'apparenza di un sorriso. E puoi comprarti un cappello nuovo, fingere che tu stai bene, non aver paura, io sono qui. E ti chiedo perdono per il tempo sprecato, per quello che so e non ti ho mai dato, per tutte le cose lasciate a metà, il nostro viaggio da fare in un giorno di sole. Un bacio grandissimo da Bianca Zei a Itinerari. Grazie.